Noi a sostenerci in questo mese e mezzo di competizione abbiamo avuto tanti tanti prodotti, tanti tanti sostenitori, li vogliamo presentare? Assolutamente Peppe, con noi abbiamo avuto Elenca, Caffè Moreno e Nastro Azzurro che ci hanno dato una grossissima mano. Adesso spieghiamo, Peppe, come verranno ripartiti questi premi. Sì, penso che questi premi andranno a tutti i concorrenti in attesa poi del gran premio finale, quello della prima edizione del Vieni a Lavorare a Napoli. Ai nostri capitani andranno quel barattolo fantastico di 3 kg di crema di nocciole Otella Elenca, la birra in edizione limitata della Nastro Azzurro ed infine la macchinetta del Caffè Moreno. Agli sfidanti queste fantastiche t-shirt Nastro Azzurro, le felpe della Elenca e un chilo di Caffè Moreno. Mese e mezzo di gare davvero accesissime, i nostri chef, pizzaioli, pasticceri, barman tra bere miscelato e caffè hanno lavorato davvero sodo ed eccoci giunti, sono in compagnia di Noemi Belfiore, al momento finale, al momento della premiazione, al momento del vincitore dedicato dal web e dal social più famoso di tutti i tempi. Il vincitore, infatti, per questa prima edizione di Vieni a Lavorare a Napoli è... Massimiliano Rosati, ovvero la squadra capitanata da Massimiliano Rosati. Ci crederete, ma per questa prima edizione di Vieni a Lavorare a Napoli gli organizzatori che hanno appena consegnato i premi già sono al lavoro per una seconda ancora più straordinaria edizione, vero Noemi? Assolutamente sì, quindi in bocca al lupo e grazie per essere stati con noi. A presto con la seconda edizione di Vieni a Lavorare a Napoli.